ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi testiamo le super maschere per le labbra, queste qua, che sono della Pecciology, queste qui olografiche praticamente. Ne parlano tutti benissimo, incredibilmente bene, e quindi sono molto curiosa anche perché io oggi ho delle labbra terribili, a dire poco, tra parentesi mi fanno super male. Queste qua sono delle maschere usa e getta, quindi le prendi, te le metti e la butti via. All'interno della scatola ne trovate 5 e sono vendute da Sephora. Dopo questo patch, ve lo dico già, indosserò il rossetto che più vi ha fatto parlare nella storia di YouTube Italia, ovvero questo qua di Kat Von D, perché l'avete visto nella seconda parte nella quale vi raccontavo le cose della mia migliore amica e non vi avevo detto qual era il rossetto e voi siete impazzite, quindi dopo lo applichiamo. Intanto vi faccio vedere le mie labbra prima. Mi fanno malissimo qui, super male, e hanno anche le pellicine, vedete qua come sono secche. Allora ragazzi, l'utilizzo è semplicissimo: lo prendete, la mettete sulle labbra pulite, che già le ho pulite, per 5 minuti oppure un po' di più se sono molto disidratate, lo togliete, massaggiate il siero e lasciate asciugare. Va bene. Ah cacchio, di siero ce n'è un botto ragazzi, di siero ce n'è tantissimo, ma sta schizzando da tutte le parti. Oh, ma sono super prof, eh. Allora, e come si piglia? Non sto capendo. Ah, si apre a metà, così, perfetto. Ho capito, ma poi come me la metto? Ah, allora si toglie la plastichina e poi immagino che si faccia così. No, non si fa così. Sto iniziando benissimo. C'è un'altra plastichina anche sotto. Lo appiccichi. Ok, rimane questa cosa. Massaggiamo un pochino il siero. Infatti c'era scritto around the lip area, però non pensavo fossero così grosse queste mascherine. Cioè praticamente arrivano da qui a qui, perché in realtà vi nutre pure i baffi. Ok, a parte il fatto che è molto molto grossa, quindi se siete molto piccoline non so manco dove vi può arrivare sta maschera, però è una cosa molto positiva perché al massimo la potete ripiegare su se stessa. Il tenerla addosso è molto molto piacevole e questo è il risultato. Non so se si nota a livello estetico, però a me non fanno già più male le labbra e non mi hanno mai pizzicato mentre avevo indosso la maschera, cosa che invece appena mettevo il burro cacao li sentivo bruciare. Invece adesso non mi fanno nemmeno più male, quindi mi sembra un ottimo ottimo segno e mi sembrano anche belle morbidine. Quindi era la prima volta che provavo queste maschere qui, ma per me sono sicuramente approvate. Bella davvero, me le sento super morbide. Ottimo, sono molto contenta. Bene, adesso che le mie labbra sono decenti, quindi posso indossare un rossetto, vi faccio vedere il rossetto dei rossetti, ovvero l'Everlasting Glimmer Veil di Kat Von D nella colorazione Dazzle, perché ragazzi è il rossetto più bello del mondo. Guardate e ditemi se non è meraviglioso questo rossetto, secondo me è la fine del mondo. In più è pazzesco perché una volta asciutto non se ne va via mai. A me non dà nemmeno l'effetto troppo secco sulle labbra, nonostante abbia i glitter all'interno, quindi non so come sia possibile. Secondo me l'effetto è meraviglioso. In più vi vorrei far vedere che una volta che si è asciugato è no transfer assolutamente. È pazzesco ragazzi. Il rossetto della vita. No vabbè, meraviglioso. Questi qua io me ne comprerò sicuramente degli altri, perché sono meravigliosi. Senza contare poi le feste di Natale con questi rossetti qua. Vi salutiamo tutti. Ragazzi, per me sono super positivissimi entrambi, sono super contenta, mi piacciono un botto. Se voi avete scoperto dei super prodotti che magari io non conosco, lasciatemi qua sotto un commentino dicendomi: guarda, prova questo perché è una figata, così almeno me lo vado a comprare e poi faccio dei video test. Niente, noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Vi mando un grande bacio e ciao.